Sono i quattro figli della regina i primi ad arrivare per la veglia funebre in onore di Elisabetta II nella cattedrale di Sant'Egidio. È già buio quando il nuovo re Carlo III, la principessa Anna, Andrea ed Edoardo fanno il loro ingresso in chiesa. Edimburgo, per una notte, è il cuore di un paese in lutto. Sfilano in silenzio verso la bara, si fermano uno per ogni lato del feretro, la testa bassa, in segno di rispetto per la sovrana. È il momento più importante di una lunga giornata, scandita da riti precisi, con la processione del feretro da Holyrood House alla cattedrale, la celebrazione con le maggiori personalità inglesi e scozzesi e infine la veglia notturna. Carlo indossa il kilt, una scelta non casuale, a cominciare dalla stampa tartan rossa, quella preferita dalla regina, un omaggio alla terra in cui è morta. Anche Camilla, seduta fra i banchi con la moglie di Edoardo, omaggia Elisabetta e la Scozia con una spilla a forma di cardo, il fiore nazionale. Un gioiello reale appartenuto alla regina madre e amatissimo da sua figlia Elisabetta II. Piccoli gesti d'amore e rispetto. E proprio in segno di rispetto, al termine della veglia dei principi, la folla accoglie i reali con un applauso scrosciante. Dopo vengono aperte le porte a tutti i sudditi, una fila interminabile che dura una notte intera. L'attesa di ore non spaventa gli scozzesi arrivati da ogni parte della regione per soffermarsi un istante davanti alla bara della loro sovrana. Il sistema di sicurezza è massimo, il lutto per Elisabetta pervade gli sguardi e un dolore composto e silenzioso.